È in città da poco più di 24 ore e Fabio Meduri sta già mettendosi in mostra per vestire una maglia da titolare nel big match di domenica allo Stadio Pinto di Caserta. Nella partitella disputata questo pomeriggio con la Berretti di Franco Florio, mister Cappellacci ha testato la sua condizione fisica, visto che il 22enne di Melito Portosalvo ha svolto in modo del tutto autonomo la preparazione pre-campionato e valuterà in questi giorni il suo impiego domenica. Meduri, che nonostante l'età conosce bene la Lega Pro, avendo giocato con squadre blasonate, ammette che non sarà un campionato semplice per i lupi. So di arrivare in una società che comunque ha delle forti ambizioni. È una società prestigiosa con una storia alle spalle. Mi auguro che queste aspettative non vengano tradite, anche perché comunque quest'anno è stata costruita una squadra per puntare appunto a rimanere nella Lega Pro unica e quindi spero che venga centrata il più presto possibile questo obiettivo. Torna nella sua terra natia dopo anni lontano dagli affetti più cari e non nasconde una certa emozione a vestire la casacca di una formazione calabrese. Sono stato felicissimo di venire qui a Cosenza, anche perché dopo parecchi anni sono stato lontano da casa, mi avvicino finalmente. E da buon calabrese mi auguro che le squadre della Calabria possano aspirare a qualcosa di più. Non ha potuto assaggiare almeno per ora l'affetto dei tifosi rossoblù, visto che prima della sfida con il Tuttocuoio non aveva ancora firmato per il Cosenza, ma sa che la piazza è molto esigente. Sono arrivato ieri, quindi ancora, non, sì, ancora molto presto. Spero comunque di dare una buona impressione a tutta la tifoseria. Tu arrivi comunque da un'esperienza di prima divisione e cosa speri di trovare qua a Cosenza? Ah, io spero di trovare un ambiente che ci stimoli domenica dopo domenica, un ambiente sereno, tranquillo, perché penso che tutti i giocatori che sono venuti qua a Cosenza sono venuti con un unico obiettivo, un unico spirito, cioè quello di fare bene. Perché non solo ne va del Cosenza, ma ne va dei calciatori stessi in questo periodo, soprattutto di crisi.